ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta egiziana. Questa meraviglia viene appunto direttamente dall'Egitto. È una torta strepitosa che vanta di diverse consistenze, dal morbido al croccante, e semplicissima da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per la base della nostra torta ci serviranno 15 g di farina 00, 40 g di noci tostate triturate finemente, 30 g di zucchero, 2 albumi e un pizzico di sale. In tutto dovremo fare 3 basi con esattamente queste dosi. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente e ci versiamo dentro gli albumi, lo zucchero e il pizzico di sale. Poi montiamo il tutto a neve aiutandoci con le fruste elettriche a velocità media. Giunti a questa consistenza aggiungiamo la farina e le noci tritate. Mescoliamo il composto con movimenti lenti da sotto verso sopra, senza smontare le uova. Quando avremo finito di mescolare il tutto, prendiamo una teglia con 20 cm di diametro che abbiamo già imburrato e ci trasferiamo sopra il nostro composto. Finito di livellare per bene, cuociamo il nostro impasto a forno normale già preriscaldato a 160 gradi per 20-23 minuti. Ora facciamo altre 2 basi uguali con gli ingredienti di prima. Ed ecco come si presenta il nostro impasto dopo 22 minuti di cottura. Ora lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente dentro la sua teglia. Quando sarà ben freddo lo togliamo dalla teglia. Per la seconda crema della nostra ricetta ci serviranno 600 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video può guardarsi il link che apparirà ora nel video in alto a destra, e 100 g di burro. Iniziamo aggiungendo il burro, che è molto morbido, poco alla volta alla nostra crema, mescolando continuamente. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro burro. E dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, mettiamo da parte la nostra crema fino al momento del bisogno. Per la seconda crema avremo bisogno di 400 ml di panna non zuccherata da montare, 250 g di noci tostate e triturate grossolanamente, 200 g di zucchero semolato. Per prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola bella grande e capiente, ci mettiamo dentro il nostro zucchero e lo cuociamo per bene finché non raggiungerà il colore ambrato. Arrivati a questo colore possiamo aggiungere le nostre noci tritate. Poi mescoliamo il tutto per bene finché non si saranno ben incorporate. Poi trasferiamo il nostro composto direttamente su un foglio di silicone e aiutandoci con un cucchiaio lo stendiamo per bene e lo lasciamo raffreddare. Quando il nostro caramello con le noci sarà ben freddo lo sbricioliamo con le mani dentro ad un mixer. Quando arriviamo a circa metà della capienza lo copriamo e iniziamo a mixare. Quando avremo finito di triturare le nostre noci, le mettiamo da parte, prendiamo una bowl bella capiente, ci mettiamo dentro la nostra panna, con molta cautela. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, la montiamo finché non diventa bella consistente. Ora aggiungiamo alla nostra panna ben montata circa la metà del nostro composto di noci caramellate. Mescoliamo il tutto per bene con movimenti lenti da sotto verso sopra, cercando di non smontare la panna. Ed eccoci qui giunti al momento dell'assemblaggio. Iniziamo la nostra torta mettendo un pochino di crema sul nostro piatto di portata. Ci mettiamo sopra una nostra prima base e mettiamo il primo strato di crema pasticcera. Siamo belli abbondanti. Poi lo livelliamo per bene. Ora procediamo aggiungendo anche la seconda crema. Siamo sempre belli abbondanti e la stendiamo per bene, sempre aiutandoci con una spatolina.
A questo punto aggiungiamo anche il secondo strato della nostra base e iniziamo ad aggiungere sempre le nostre creme, prima la pasticcera e poi quella con panna e noci ricoperte di caramello. Ora possiamo mettere la nostra ultima base, spingiamo leggermente, e ricopriamo tutta la nostra torta con la crema pasticcera avanzata, sempre aiutandoci con una spatolina. Ora, così com'è, mettiamo la nostra torta in frigo o 6 ore oppure tutta la notte, come noi vi consigliamo, in modo che si assesti per bene. E dopo una notte di riposo in frigo possiamo iniziare a decorare la nostra torta. Iniziamo coprendo solo il bordo della nostra torta con le noci caramellate che avevamo precedentemente triturato e che ci erano avanzate. E dopo aver finito di mettere il nostro croccante sbriciolato lungo tutti i nostri bordi, possiamo iniziare a decorare anche la parte superiore. Mettiamo qualche nocciola nella parte sinistra e sopra le nostre nocciole mettiamo una semiluna di cioccolato che abbiamo fatto noi. Sopra ad essa noi vogliamo mettere qualche fogliolina di argento. Poi aggiungiamo delle nocciole caramellate che abbiamo fatto noi, sempre vicino alla semiluna. Ma guardate che bellezza di una torta egiziana che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Ragazzi, è una torta stratosferica, è buonissima, leggerissima, si sentono perfettamente tutti i gusti, le creme sono spettacolari, c'è la crema pasticcera vellutata al punto giusto, poi c'è questa panna arricchita dalle noci ricoperte di caramello che gli dà un gusto in più. Per non parlare di tutta questa parte croccante che arricchisce la torta e per non parlare della nostra decorazione che è qualcosa di spettacolare. Insomma ragazzi, è una torta stratosferica, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!